Per il campionato di promozione Girone A ci troviamo a Casa del Diavolo per Vis Casa del Diavolo Gualdo Tadino, stadio Lamberto Bazzurri. Andiamo a leggere la cronaca del primo tempo. Al 17° è il Casa del Diavolo che si fa vivo, un tiro che sfiora il palo alla destra del portiere Ruggeri. E andiamo a segnalare quello che è il primo gol della gara, un calcio di rigore a favore del Gualdo Tadino. Un errore della difesa, il difensore Palomba atterra degli esposti e l'arbitro concede il calcio di rigore, tira Ciani che spiazza direttamente il portiere Morari e dunque Gualdo Tadino in vantaggio. Nell'occasione viene espulso mister Marcello Bazzurri che non è d'accordo per un fuorigioco da parte di un giocatore del Gualdo. Reazione del Casa del Diavolo, azione simile a quella appunto che ha concesso il rigore a Gualdo Tadino, questa volta in piena area è Cuoco che viene spintonato da un difensore del Gualdo Tadino e viene assegnato da Roberto Mattei, arbitro della gara, un calcio di rigore e nell'occasione è sempre Riccardo Cuoco a tirarlo e porta il risultato in parità al termine del primo tempo, dunque 1-1. Con le riprese di Mattia Morbidini e il montaggio della Loop Service andiamo a vedere il secondo tempo. Andiamo con azioni alternanti ma niente di rilievo. Andiamo invece a vedere quello che è il vantaggio del Gualdo Tadino. Bucciarelli al 15° prova con un tiro che sfiora il palo, nella seconda occasione al 16° questa volta il diagonale è preciso e dunque nulla da fare per Morari, il risultato sul 2-1. A questo punto il Casa del Diavolo tenta una reazione. Una reazione che non porta a nessun frutto perché la squadra di mister Bazzurri gioca bene ma non c'entra lo specchio della porta. Nell'occasione in una mischia dove appunto il portiere del Gualdo cerca di perdere un po' tempo vengono spintonati e a questo punto a farne le spese è il difensore Pascolini del Casa del Diavolo e dunque Casa del Diavolo che rimane in 10. Si va quasi al termine ancora una volta con 5 minuti di recupero da parte del Gualdo Tadino c'è la volontà di portare a termine la vittoria anche perdendo un po' tempo, c'è una reazione da parte di alcuni giocatori, cose che non avremmo voluto segnalare ma per dovere di cronaca dobbiamo farlo e dunque arriviamo al 50° con un parapia generale in campo e da parte dell'arbitro proprio scocca a quel punto il 50° dopo 5 minuti di recupero che fischia la fine. Allora ribadiamo il risultato dal Lamberto Bazzurri, Vis Casa del Diavolo 1, Gualdo Tadino 2.